Napoleone, non commento, non dico niente, penso che sia molto semplice ricordarlo. Hemingway ci ricorda con addio alle armi e per chi suona la campana due esperienze militari importanti in Europa, la prima nella prima guerra mondiale, addio alle armi, e per chi suona la campana invece la guerra civile spagnola. Poi Stendhal, come raccontavo prima con Pino Fagnotti, è stato sottotenente di cavalleria qui a Milano nel 1800. Quindi, quale situazione simpatica è Leonardo, per noi è un elemento importante, perché noi guardiamo a Leonardo come il fondatore dell'elicottero o colui che ha creato l'elicottero, quindi quale legame potevamo trovare in tutto questo? Poi chiudo, nel 1808 questo palazzo è diventato sede militare, 1808 Napoleone in Italia, Regno d'Italia, poi l'impero austro-ungarico, quindi un legame fortissimo con questa realtà e ci fa piacere avere quindi la proiezione di questo film in questo palazzo. Benvenuti e buon divertimento. Anche se una camera di commercio abbiamo fatto diverse mostre d'arte, lui è testimone, arriviamo da quarta e 12 dicembre facciamo una visita, per cui anche la camera di commercio fa anche sport, anche sport e tutto quello che è la cultura abbiamo. Il dottore Martino, che è il presidente del comitato accademico dell'arte e della cultura della nostra Camera. La ringrazio per questa iniziativa magnifica e che ci siano altre di queste. Ovviamente il Principato di Monaco è presente il scudo 2015, altra sfida, altro metodo che se posso creare una scommessa da parte dell'Italia, da parte di Milano, da parte della Lombardia, è presente con un padiglione. La fondazione vuole una particolare importanza e spero di tempo che diciamo, questa sia un'occasione per aprire delle possibilità di collaborazione che vedano da una parte la cultura, dall'altra parte l'ambiente e dall'altra parte comunque diciamo, la sfida per un sempre miglioramento della nostra vita. Vorremmo fare la regina chef di Expo. Cioè parteciperanno all'Expo dell'anno prossimo circa 147-148 nazioni. Vorremmo avere di ogni nazione la cuoca più importante. Ecco, per decidere con alcune anche con delle trasmissioni, anche con qual è la migliore di tutti quanti, ecco, questo è lo spirito. L'ho fatto all'interno dell'albergo di famiglia, un museo di James Bond, e da lì poi sono nate anche delle idee superiori, abbiamo fatto piani alti, delle suite a tema James Bond. Le più gettonate sono la Goldfinger, la Diamonds Are Forever, che vengono spesso utilizzate. Recentemente, settimana scorsa, per i 90 anni di James Bond mi hanno anche regalato una Walther PPK, che era la pistola storica di James Bond, e la Walther P99 marchiata a servizi segreti britannici. Che anche la bacchicca? Non ancora, perché se in dovere, primo, ho dovuto prendere il porto d'armi, il secondo, che non avevo, e il secondo, devo creare una teca blindata, perché sennò non posso lasciare le poste. Caricatore di cassaforte, pistola a vista, mentre teca blindata. Per cui chi vuole venire, museo è in via Capodosso la 16 davanti alla fiera, di quando era fiera di essere fiera, e comunque città in centro congressi. Ringraziamo con tutte le persone che hanno fatto questo bel progetto, anche con tutta la amici del Milano, dell'Italia, perché questa meravigliosa città si accoglie a tante persone, come visto tutti che vediamo che hai l'onore di abitare in questa città,
sempre porteremo a Milano nel cuore, perché veramente è una città che si sente il calore umano. Io sono per questo rappresentante del mio paese a nome della mia rappresentanza. È un vero onore essere con tutti, parlare di questa bellissima storia della città, che la storia dell'umanità si trova in Italia. È sicuro che averlo scritto, pensato, tutto questo è solo una parte, perché poi tutto ciò che riguarda la struttura, la nazione, il linguaggio del cinema è complicato. Devi trovare musica, devi trovare immagini, devi montare, no, dei segmenti che hanno un senso, una visione di precisa, perché io parlo, Gian Domenico parla, poi è chiaro che devi trovare un antidoto, gente che va di fare di questo attendendo sul film, su quanto è mio. Io qui adesso dico una parte, una breve. Io per i complimenti da parlare con lui è stato ed è ancora un onore, un piacere, perché oltre ad essere un ottimo maestro è anche un amico, quindi è veramente bello. Sì, questo è il primo episodio di una serie di film dedicati appunto ai grandi milanesi. Questi non erano necessariamente milanesi, forse non saranno, comunque alle grandi persone che hanno costruito la nostra città in termini culturali e non solo. I piatti tratti da un libro di Mario Borrini, uno dei primi chef di inizio Novecento, che fece un libro pratico, professionale di tecnica applicata gastronomica, e già allora, dal 1920, c'erano degli accenni ai quantitativi calorici e le attenzioni ad una dieta equilibrata quotidiana. Se pensiamo che già Leonardo da Vinci comunque era vegetariano e seguiva determinate tendenze, insomma penso che sia importante per noi dare la giusta importanza e il giusto rilievo a quello che oggi stiamo vedendo. E assistendo anche con intolleranze e patologie che sempre più nascono tra di noi, per cui deve poter prendere un sandwich vegetariano croccante in cui si racchiudono moltissime realtà in una cosa poi così semplice da consumare addirittura con le mani. Quindi vi avviso, mi raccomando, il sandwich andrà consumato con le mani. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. La nostra banca ha l'evento culturale, così il presidente di questa sera, e quindi la cosa che facciamo sempre di più con lo spirito di poter essere in linea con le immagini che ci raccontano la scommessa e sul futuro, sulla cultura, sul questo paese è ancora tantissimo, tantissimo da poter offrire. È stato un piacere ancora essere qui con voi, speriamo poter ulteriormente ripetere questo tipo di esperimenti. Ringrazio tantissimo Marco che ci ha coinvolto, sponsor di questo film, che ho trovato interessantissimo, l'ho visto anche prima, ma l'ho rivisto assolutamente, trovando anche nuovi spunti di riflessione, un film che valorizza la nostra città, una città fatta di arte, di cultura, ma una cultura intima, non spucciata. Se girate per Milano e vi guardate in giro, troverete tantissimi tesori architettonici, culturali, che vanno però cercati. Ecco, Milano è un po' questo, un po' ricerca. Questo io credo che l'abbiano capito i grandi personaggi del passato, ma anche personaggi che fanno la cultura e l'arte contemporanea. Detto questo, per noi è fondamentale
sponsorizzare eventi culturali, perché riteniamo che la cultura sia la base per poter sviluppare non solo l'economia, ma anche e soprattutto un tessuto sociale e un tessuto relazionale che oggi purtroppo vediamo un po' impoverito da tanti punti di vista, ma che sicuramente attraverso l'arte, la cultura e la bellezza potremo rilanciare per il futuro. Io ringrazio perché siamo anche noi commercialisti qui e questa è la magia della cultura, che riesce a riunire persone di campi completamente diversi, di paesi completamente diversi in un linguaggio comune. E credo che questo deve essere quello che ci fa pensare a un futuro. Molto spesso si dice i giovani hanno paura perché non sanno che cosa sarà il loro futuro. Il loro futuro riparte da iniziative come queste, riparte dal nostro passato, perché è nel nostro passato che noi dobbiamo trovare la forza di uscire da questa crisi, dialogando con altri paesi, dialogando fra noi. Questo credo che sia la forza che ci state trasmettendo questa sera. Grazie. Posso semplicemente fare una riflessione dopo aver visto il film che è stato appena proiettato. Riflettevo tra me dicendo, evidentemente questi grandi personaggi, in epoche storiche diverse, hanno creduto in una città come Milano, hanno investito con la loro presenza e con il loro contributo in una città come Milano, convinti che in futuro sarebbe stata una grande città. E direi che è un peccato adesso che non possono assistere alla realizzazione, alla concretizzazione della loro idea, cioè di quello cui loro hanno pensato e per cui hanno fatto delle cose importanti in periodi storici. Oggi Milano è sicuramente una città importante, una città nel cuore dell'Europa e diversamente dal tempo che in cui personaggi hanno dato il loro contributo, oggi abbiamo una grande possibilità. Al tempo Expo non era neanche previsto. 1056 terre, rubini, diamanti, altro e tovaglie, tovaglioni e vetrine. Cioè, che cos'era il Mantin? Il Mantin viene da un'altra strada che e più grande la trovata viene da cosa dice Taranto, quindi che legge su Leonardo da Vinci, il codice più di così. Il nome di questo tovagliolo è per non era Mantini, ecco perché bisogna assolutamente organizzare una mostra internazionale che parta da Milano, ma che ci veda per un